Ascolti. Pronto? Sì, pronto, sono Enrico. Dimmi. Niente, volevo fare una precisazione perché adesso dire cristiani in senso così generale vuol dire ciappare dentro tutti. Bisogna prendere dentro tutti. Sì, sì, ma avanti no, perché c'è un concetto diverso di cristianesimo. Adesso no. voi partite dal presupposto che il cristiano faccia riferimento a quello che diciamo è la struttura della, i quattro Vangeli ufficiali, gli Atti degli Apostoli e la Bibbia. Questi sono i cristiani, quelli fanno riferimento no, a se tu no, pensi no, 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 perché Diana, io tu pensi che Cristo sia una cosa importante, e allora sei un cristiano e allora di conseguenza ti prendi dentro anche nel mucchio, va bene? No, e Cristo rappresenta il criminale della storia. Ma perché? Questo è un tuo pensiero. No, è documentato questo, è documentato nero su bianco. Ma documentato una cosa, perché io dei quattro Vangeli ufficiali? Sì, e che cosa ha fatto di tanto criminale? Dimmi. È esistito per annientare la vita. Ha creato soltanto... tutto ha fatto, ha chiesto di sottomettersi, ha chiesto alla gente di rinunciare a se stessa, ha chiesto alla gente di diventare bestie di un gregge, ha chiesto alla gente di adorarlo come la verità. Ma questo è infame. Ha chiesto di annientare il proprio ego, hai capito? No, quando lui si trova a mangiare i fichi e il fico gli dà i fichi che lui vuole, lui lo ammazza. Questo è l'insegnamento di questo miserabile. Questo qua chiede la gente di ammazzi anche tu quando mangi la carne. Mangi qualcosa, scusami un attimo. Senti, che cosa vi fa questo così? È un assassino. Nei Vangeli è scritto: portate i miei nemici, quelli che non vogliono che io li comandi, e sgozzali. Ma, chiaro questo? Ma dove è scritto questo? Luca, episodio delle mine, ultima frase. Ma fammi piacere nel cielo. Oh ragazzi, o voi vi conoscete le vostre sacre scritture o andate a cagare, è chiaro questo? No. Cioè, o voi sapete esattamente cosa c'è scritto nei Vangeli ufficiali, nella vostra dottrina, o andate a quel paese, perché milioni di morti ammazzati come bestiame solo per ordine di un povero pazzo, ragazzi, non stiamo scherzando. No, ma già è significativo quello che ha detto l'ascoltatore, Cristo chiedeva di aumentare il proprio ego. Ascolta, milioni di morti, sì, stati ammazzati, è vero, nel nome di Cristo, sono d'accordo. No, per conto di Cristo, che è una cosa diversa. Ecco, mi faria un distinguo, quello che ha detto il Signor qua adesso, se è vero anche che Gesù ha risorto Lazzaro, se è vero che Gesù ha guarito No. Tieni presente che lui non ha risorto assolutamente, anzi è un vigliaco, perché quando lui va dal poveraccio che sta male, questa ampere perché non riesce ad andare nella pozza dopo che l'angelo lo muove, lui lo guarisce e lo ricatta. Che è una roba infame, che dice tiro tre pile a far quello, i Vangeli ufficiali, no? Dove si narra il discorso del fico, che la secca il fico perché ha detto che un albero senza frutto, eccetera. Sì, uno che fa quello che vuole lui, tanto vale che muoia, dice, sì. Ecco. Se riconosco nel Vangelo ufficiale, se riconosco questa cosa qua, benissimo. Però se è vero anche che nel Vangelo ufficiale Cristo risana i malati. No, non li risana. No. Non li risana. Ed è tanto vero questo che non li risana, perché tu trovi tante persone fanno miracoli. E cioè quel modo di essere è messo là anche perché fra le altre cose, lui è davanti alla pozza, ci sono tante persone che sono malate, ne salva una, cioè ne guarisce una e le altre manda a fanculo, ma col potere che lui millanta di essere uguale al padre nell'operare, per cui tanto valeva levare la malattia, tanto valeva dire che nessuno stia male, tanto valeva rimuovere le cause, cioè quelle quattro operazioni politiche sono veramente infami, a parte il fatto che dopo ho scritto un milione di caratteri, per cui un libro di 600 pagine per dimostrare che è un porco. Comunque, al di là di questo, tu... No, sì, prego. No, vai avanti. No, il fatto poi che è stato ucciso, no? È stato ucciso. Prendere la roda quando era piccolo, ci salvava. Tu hai letto il processo? Certo. L'uomo è che lui ha avuto un processo giusto. Cioè... No, per me ha avuto un processo, se mi permetti, per quello che ho analizzato, per me ha avuto un processo... un processo burla sembrava, cioè già un processo già processato secondo me. Ma scusa un attimo, al processo prima di tutto non viene torturato prima del processo se non per alcune affermazioni che fa Giovanni. Lui chiede ai magistrati di mettersi in ginocchio e dice che loro lo vedranno venire dalle nuvole a destra del padre. Cioè,
lui effettivamente chiede ai magistrati, chiede alla legge di inginocchiarsi davanti a lui. Cioè, minimo la condanna per pazzia è data, minimo. Il processo è giusto. Oltraggio alla corte. Vabbè, comunque la condanna per pazzia come minimo c'è. E tutto il resto, cioè chiedere ai sacerdoti, ai giudici di mettersi in ginocchio, è un'infamia insomma. Sì, ma era reo di morte questa roba qua? No, io non commento la pena e la punizione, cioè non commento questo, perché ogni società ha le sue leggi, cioè se tu fai un reato in Italia è una pena, se lo fai negli Stati Uniti è una pena diversa, non commento questo. Quello che io dico non è l'ingiustizia, io so che io ho miliardi di morti per colpa di questo figlio di puttana che ha ordinato alla Chiesa di massacrare chi non si poteva difendere. Questo io mi sta sul ballo. Io interpreto questa cosa qua che ha fatto la Chiesa, schifosa, che continua a fare, no, non l'ha più fatto fare. Il nome per conto di Cristo. Allora, Cristo farebbe le stesse cose. Se tu dici, fai concludere. Io invece interpreto come qualcosa che ha letto la Chiesa, ma che però non necessariamente tutti coloro che si avvicinano al cristianesimo, eccetera, ci sono moltissime cose positive che Cristo ha detto. No, non ha detto niente di positivo. C'è solo una cosa di positiva che, se vuoi, tirala fuori, e sono quello che ha rubato dalle religioni misteriche, che è tutta una serie di insegnamenti che per esempio trovi nel Vangelo di Tommaso Didimo, sono degli insegnamenti misterici, però se tu lo leggi in Tommaso Didimo, quegli insegnamenti vanno verso la costruzione della vita, se tu li leggi trasportati nei Vangeli ufficiali, vanno verso la distruzione della vita. Ti faccio un esempio, se vuoi. Pronto? Ciao. Scusa Simone, vuoi chiederti una cosa? Dici che 15 giorni fa mi sembrava, forse un po' più male, che ti affermassi che Gesù Cristo non è mai esistito. È vero? E io dopo che ti sappia guardare Gesù Cristo non è mai esistito. Ma te lo scrivo per radio, te lo scrivo subito, ciao. Allora, mi torno a ripetere ancora per la centesima volta. Io so perfettamente che quel Gesù non è mai esistito. Io so perfettamente che i quattro Vangeli ufficiali sono quattro operazioni politiche belle e buone, infami, che servivano per costruire una setta, cioè praticamente l'evangelista voleva farsi la sua settarella e staccarla dal sistema sociale per avere il controllo delle persone. Io questo lo so perfettamente. Però so perfettamente che 2000 anni di storia della Chiesa Cattolica ha organizzato e fondato se stessa su quelle operazioni politiche. Allora io devo prendere quelle operazioni politiche come se fossero reali, come se fossero una cosa reale, e attaccarla per quello che è. Perché io non faccio l'anticlericale, io non faccio lo storico, non faccio l'archeologo, io faccio l'apprendista stregone. Il mio compito è quello di rimuovere tutti i principi di pulsione di morte dalla vita. Questo è il mio compito. Sì, ma d'altronde appunto il cristianesimo è una malattia, ed è una deformazione della vita. Sì? Parla. Claudio. È Claudio? Sì? Quanti anni hai letto? Ma che ti interessa a te? Mi ti domando. Vabbè, e mi non ti rispondo? Rispondo io ne ho 42, dai. Vabbè? Io ne ho 42. Ma non ti pare essere ma sulla strada? Ma va, non sarà per queste cose, ma va, non minacciare, dai, non metterti a minacciare anche tu, su. Ma no, non è giusto, se povero. Non bravo. Essere così povera, non essere così povera di argomenti. Però addio, dacendo calè. No, bisogna tirarlo giù e dargli un fracco di per quello che è. I crocifissi vanno tutti i caminetti a fare la legna. Va bene. Guarda che per fine a trasmissione Gamba 5, che era il migliore programma che avevamo qua, sì. Tutto. Grazie. La vostra trasmissione di quella rovina tutto via. Va bene, va bene, d'accordo. Roba, sì, però quante emozioni, tante emozioni da dover telefonare a sti disgraziati. Perché non ascolti Radio Maria, scusa, sti diamo proprio fastidio. È così vicina? Però basta che Dio possa mettere in ginocchio le persone, vero? No, basta la sapere. Magari che stupra pure i boccette. Alto che stava là, sì. Va bene, dai. Non lo possiamo lasciare alto perché non c'è altro. Va bene. Pronto. Ciao. Sono la Luisa. Dimmi. Bravo chi? Per quello che hai telefonato di qua. Vesci? Cioè, il tuo modo è di... Io non provoco, sono gli altri che mi provocano a me. Perché dire che Dio è buono, che il macellare sono l'umore è buono, è veramente una provocazione. La nostra è una provocazione. Ma sono miti? No,
sono miti. I bambini che vengono messi in ginocchio davanti a Dio e stuprati non sono miti. Le leggi non sono miti, le donne bruciate non sono miti. La guerra che c'è di religioni non sono miti. Ma questo è il tuo modo di vedere le cose? No, è il modo con cui le persone muoiono. Non è un vedere le cose. È un modo per non ingannarsi, per non dire mai in fondo se robe diverse. La vita è reale. E tuo padre lo sapeva. Lo so. Allora, guarda che mi pare te che avrei da ragione in toto, certo. Che fia leggera che ci dà. Sì, no. Ma che io non è che io ti do del tutto torto, però capisco anche quelli che ti dà, che si arrabbiano, capisci? Anch'io conosco la magia nera, anch'io so a che punto di profondità arriva nelle persone e distorce e distrugge la loro vita. È il mio mestiere è saperlo. Cioè guarda che si crea una. Cioè sono un mito, capisci? No, una persona no. Che è credibile. La vita non è mito, Luisa, la vita non è mito. Hai solo questa occasione. Non c'è un paradiso, una reincarnazione o qualcosa, hai questa occasione. Ma loro invece l'occasione la vedono anche dopo. No, non c'è. E questo è infatti che per loro è uguale. Vedi, non c'è, è difficile dire non c'è. No, io lo so che non c'è, è il mio mestiere saperlo. Cioè, è anche... E se c'è, devono dimostrarlo. Io non devo dimostrarlo, ma se qualcuno dice che c'è, deve dimostrarlo. Porca miseria, tutto quello che spendemmo in armamenti, spendemmo in ricerca, no. Sarebbe solo di buttare. Sono giusto che li spenda in armamenti, piuttosto. Così almeno Dio avrà le sue vittime, i suoi sacrifici umani, avrà le guerre di religione, avrà le stragi, e le persone diranno, ma perché non diamo da mangiare agli affamati? E verranno fatti ancora affamati. Quanto era buona la madre di Calcutta, vendeva bambini, quanto era buono padre Pio, fregava la gente con lo iodio per fingere le ferite, quanto era buono. Non sembra assurdo? No, è difficile fare un discorso così, capisci? Lo so, è impossibile. Tuo padre però sarebbe riuscito. Sì. E tu l'hai portato in chiesa. E io l'ho portato in chiesa. Pensa cosa hai fatto. E cosa hai fatto? Porca miseria, a me avevo ancora qua sullo stomaco da quando ti ho sentito dire che ti hai fatto una roba del genere. Non niente di male. No, hai fatto una roba buona. Hai sfregiato un uomo che è riuscito a diventare eterno. Cioè tuo padre è riuscito a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E tu l'hai sfregiato. Mio padre non può aver perso niente perché è stata una decisione. È stato insultato. L'hai sfregiato. L'hai considerato un oggetto. L'hai sfregiato. L'hai considerato una pecora per portare nel gregge. Ho fatto quello che mi sembrava più giusto sì, per il momento, ma infatti lo hai sfregiato, che poi tu in quel momento era più importante per Dio che tuo padre. Fatemi parlare due minuti, perché in fondo già anche mi pare che avevo il suo veramente ben no. Sì. Te lo contesto, se no non lo portavi in chiesa. Guardi che noi siamo più cattivi degli anticlericali, sai? Gli anticlericali in fondo sono buoni. Non li vuoi per niente bene. Tutto quello che te vuoi convivare che io non mi cavo mica, cioè accetto, insomma, cerco sempre di essere ragionevole. Sei ragionevole. Una volta che porti una persona che Francesco sta andando fuori di testa, adesso che ha sentito sta roba. Dimmi, Francesco, mi interessano le vostre opinioni, perché voi altri parlecciare, non so che. Cioè, tu pensa questo. Padre è riuscito con le sue determinazioni. Mio padre aveva una fortissima forza di vita, è sempre stata una persona estremamente vitale. Non avevo dubbi, è riuscito a trasformare la morte. Non sono mai stata come lui, guarda che io ero bambina, ma me lo diceva, non mai con cattiveria, perché mio padre non è mai stato cattivo, è sempre stato anche buon dopo, oltretutto. Quindi me l'ho sempre detto, che ho detto tutti si massa remissiva, ti accetti massa. E in effetti aveva ragione, perché mi ho un carattere. Ha tentato di spronarti, pensa, e ha fatto quello che ha potuto, naturalmente anche lui si è arreso. Ma ognuno ha la sua... No, ha il suo modo. Esiste. Tu non hai neanche la tua vita. Non ti appartieni neanche. Non è che tu puoi diventare quello che non sei, ma tu puoi usare la tua determinazione. E quello che tuo padre voleva dirti è di usare la tua volontà, di sentire il tuo corpo, sentire i tuoi piaceri, sentire la tua voglia di vita. Questo ma io avevo e caratteristiche del mio papà. Non è importanza, potevi fare altre cose. Hai rinunciato a te stesso. Potevi fare altre cose. Hai rinunciato a te stesso. Se avessi avuto la vitalità che aveva mio padre, probabilmente avrei fatto anche tutta un'altra cosa. Luisa! Sentire, siamo in tanti e siamo ognuno diverso. Sì. Dobbiamo anche accettarci con i nostri limiti. Basta
problema è che vedi, il problema è questo, il problema è che quando ci sono delle persone che hanno avuto un'occasione per comprendere la vita, al di là di come fosse anche diversa dalla mia, e vedi che queste persone l'hanno quasi ignorata, hanno fatto finta di niente, e ti prende qualcosa dentro che sei ancora più forte di quelle persone che poverete non avevano mai neanche questo, capisco? C'è la vecchietta che mi telefona, che mi dice tu te parli mal di Dio, de che lei ci tiene a sta cosa, fa meno male che non parlare con te, che invece tu hai avuto un'occasione e non avevi la velocità o l'energia sufficiente per afferrarla. No, non avevo effettivamente. Hai scelto tra la vita e l'illusione della vita. Hai scelto tra la vita e l'illusione della vita. Poi a tuo figlio non gli hai dato, non hai detto a tuo figlio, guarda, mi non vuoi la velocità, mi sono sta sconfitta, no? Ma a tuo figlio va in parrocchia, capisco, certo, che va a fare delle cose orribili. Accetto tutte le condizioni, capisci cosa stiamo? Non so se riesco a spiegare. E perché non accetta la volontà di tuo padre? Ha fatto una scelta sua, vera, che mi dicevano, insomma, dai, non l'ho mai portato. È stata una scelta sua. E io l'ho accettata come scelta sua. Luisa, gravevo dentro sto magone, guarda, dalla prima telefonata che ti ho fatto a Ivano Laura, avevo sto magone qua dentro. Dici quello che ti ha da dirti, ma fa un piacere, perché vero che mi piace parlare con gente che mi contrasta, no? Che mi dice che sono bella, buona e brava. Comunque. Mi dice, io capito. Cioè, mio figlio ha fatto le sue scelte. Sì. E io da non credente, e dopo mi diceva a me, che mi non sono mai andata in chiesa, mi era fatto una colpa, come mi diceva Tino te me che mai portato, Tino te che vè, ho detto guarda che se mi ti accetto ti te ad accettarmi, mi che non so credente e non sarò mai, però mio papà lo vuoi portare in chiesa? Perché davanti a morte mi sarò impiegata anche a me? Pensa che quello, sai come si chiama? Ha cercato di essere all'altezza del criminale di Cristo. Sai come si chiama quello? Alcuni stregoni raccontano che nella vita delle persone c'è un momento in cui c'è una sfida. Cioè c'è una sfida che è essenzialmente contro noi stessi, no? Però è anche rivolta verso l'esterno. E quella roba è così importante, che se la persona riesce a superarla, boh, la va avanti, se no non riuscirà più. Che mio ho fatto per gli altri, per mostrarmi. Non ho detto questo. No. Il peggio che no, le no, non ti capisco. No. Io non dico assolutamente che tu l'hai fatto per far piacere agli altri, altre robe. Me dico che te l'hai fatto per una tua debolezza. Perché in quel momento fare esattamente il contrario avrebbe cambiato la marcia della tua vita. Cioè mi posso dire questo perché mi so che cos'è la morte. Non ha tanta importanza, cioè non mi faccio tanti problemi. Il giorno che morirò capirò se che sarà qualcos'altro, e se non che sarà niente. No, dai. Luisa. Bisogna che saremo perché sono per terno. Sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Cioè, allora, spieghiamo sta roba qua. Sì, no, che Luisa, importante. Io avevo un grande magone, perché? Perché suo padre è stato un grande, cioè nel senso che è uno che ha fatto l'anticlericale 40 anni fa, eccetera, ed è stato un grande. E lei, dopo che lui è morto, Dante, che è morto incoerente, lo ha preso, lo ha portato in chiesa, praticamente gli ha fatto fare, ed è stato un sfregio. Allora, mi vede queste robe, purtroppo, mi fanno male, ma veramente male, ma non per suo padre, perché tanto suo padre è eterno, ma perché suo padre ha tentato sicuramente di fargli ceppare la vita di eternità, e lei non è riuscita a cogliere, e questo se sì, no, ma è atroce, di questo punto, cioè, l'ha considerato una pecca da riportare. Sì? Con chi sto parlando? Con Claudio. Sono Claudio. Dica, ascolta, ma come vi permettete di dire a una figlia che non ha voluto bene a suo padre? Cioè, non ho detto questo. Non ho detto questo. L'hai detto perfettamente. Non ho detto questo. Se sono Franco, Carano, io vi mando a cagare tutte e due. Va bene. Allora, vergognatevi. Nota bene, stuprare le persone bisogna vergognarsi, perché dice uno che stupri le persone. Bisogna vergognarti perché non sai vivere, cioè folle. Cioè bisogna mettersi in ginocchio, questo è l'unico modo che concepiscono. Accetta, pronto? Ciao, sono Andrea. Ciao. Sento, pronto? Sì, sento. Ora io un chiarimento che questo stava al corpo, da quello che sono io, dire del padre, eccetera. Devo dire che approvo molto così.
ma devi avere la definizione dell'apprendista stregone oppure del stregone effettivo, e questo è stato diventare anche stregone. E questo è Caraglio, ciao, grazie. Non ho ben capito esattamente cosa volevi, era troppo disturbata. No, lui ha detto che una definizione precisa di cosa significa apprendista stregone e qual è la differenza con lo stregone, quello che ho capito io. Sì, va bene, adesso rispondo subito. Pronto? Ciao, sono Laura. Ciao. Sono un'anticlericale buona. Sì, sei buona, sì. Però colgo l'occasione che, visto che il discorso è andato in questi termini, cioè del rispetto delle idee altrui, io devo, per l'esperienza che ho nella mia vita, no? Ho scoperto una cosa. Davvero? Dimmi. Che le persone mancano di coraggio. Perché effettivamente sono molte le persone che si sono allontanate dalla Chiesa in modo critico, in modo pesante. E grave è l'errore che fa una persona nel non rispettare le idee di colui che muore. È un errore gravissimo, perché proprio è uno sfregio, come dicevi tu, alle idee di colui che ha vissuto da anticlericale, da antireligioso, da ateo in una parola, oppure credente in un'altra religione, anche se non praticata, anche se non espressa generalmente, però ai familiari sì. Il momento in cui muore non viene rispettato questo suo pensiero, credo che sia l'errore più grave che una persona possa fare, e che nei momenti di lucidità abbia un senso di rimorso, credo anche che sia colpa di colui che ha vissuto questa vita con tutte le sue idee, anche magari divulgandole, e che non ha lasciato l'abbia preteso nell'arco della sua vita il giorno in cui io dovessi morire, e prima o poi moriamo tutti, io voglio che il mio funerale sia così, 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 così. E purtroppo la stragrande maggioranza delle persone che invece hanno delle idee ben lontane dal seguire la religione o il clero nel suo insieme, purtroppo non lo impongono ai familiari, oppure la stragrande maggioranza delle volte dicono: ma sì, fate quel che volete, quando morirò chi se ne frega, fate di me quel che volete, buttatemi sul bordo della strada, ben sapendo che questo non si può fare. No. Perciò dovrebbe essere un'imposizione precisa da parte di chi vive il suo... È come, vedi Claudio, è come se tu, per fortuna nella tua famiglia, hai delle persone che ti capiscono e seguono il tuo discorso. Ma se tu avessi coscienza che in famiglia ci sono dei claudicanti, che non sanno come fare, che non sanno, tu sicuramente imponi il tuo desiderio da vivente, il come sarà il momento in cui tu morirai. Perché io non credo che tu dica: quando morirò buttatemi sul bordo della strada, perché lo sai benissimo che non lo si può fare. Allora tu lasci detto da vivo quello che vorrai nel momento in cui morirai. Io questo l'ho vissuto. Mio marito 2 anni e mezzo fa è morto, io e lui sapevamo, io, lui e nostro figlio, sapevamo che cosa voleva, e l'abbiamo messo in pratica. Quando morirò io, mio figlio sa che cosa vorrà, e io non ho il minimo dubbio che mio figlio rispetterà le mie volontà, e quindi è la chiarezza che deve esserci tra le persone, perché se l'ipocrisia è con gli altri, gravissimo è quando l'ipocrisia è all'interno della famiglia, gravissimo. Ecco perché dico,
come fai tu, come facciamo noi a dare, a fare delle colpe, a dare delle colpe a dei figli che in quel momento Laura, non sanno come comportarsi? Laura, Laura, lo hai detto tu stessa in più di una trasmissione, sì, che uno che non è cristiano, no? Cioè, nel vostro caso anticlericale, ateo, eccetera, no? Mm. E riesce a accettare o a piegarsi a delle regole che sono magari anche cristiane, che non è d'accordo, pur del quieto vivere, pur di rispettare il, magari il partner, magari qualcuno, no? Mentre invece normalmente il cristiano impone le proprie regole, impone il proprio il rispetto, non so, del matrimonio religioso, il rispetto del battesimo, eccetera, sì, sì, anche a quello che non condivide. È vero questo. È vero. Allora, il rispetto non è dire a una persona, io non dire una testa di cazzo. Il non rispetto è quando si colpisce l'intimo, cioè si colpiscono con le azioni le persone. Cioè, uno, il partner non rispetta l'altro quando gli impone di battezzare i figli che l'altro non è d'accordo, esatto, e lo ricatta emozionalmente. Ma deve essere chiaro prima, però, prima che nasca il figlio. Le guerre le devono fare prima. Non è che si può sempre dire quando, come fai la guerra, però c'è un modo di essere di questo, eh? Cioè il cristiano non rispetta mai gli altri. E diciamo che l'ateo è sicuramente più tollerante rispetto alle idee religiose degli altri. Io non telefono a Wojtyla per insultarlo, però i cristiani telefonano a me per insultarmi. Certo, questo purtroppo è vero. Però, visto che siamo nel periodo della ricorrenza dei morti, tradizione cattolica e cristiana nel suo insieme, no? A questo punto, vedi, per esempio, io vado in cimitero e che cosa, lì la scelta che ha fatto il comune da qualche anno a sta parte, e qui a Spinea dove abito, è di fare, fanno delle lapidi che non hanno nessun simbolo religioso, però... diciamo che le persone hanno la facoltà in questa lapide di mettere un simbolo, sì, qualunque esso sia, di ispirazione religiosa, no? Però la cosa che mi disgusta invece è che io rispetto le tombe che hanno scelto un simbolo sulla propria tomba. Quello che mi dà fastidio invece è che nel bel mezzo del Camposanto, chiamiamolo, nel cimitero, hanno messo una croce che è alta 4 metri per 2, che è là, che hai capito? Sì, che presenzia. Sì, sì. Ecco, quindi le lapidi sono quelle, tutte quante uguali, ognuno può scegliere il simbolo che vuole su questa piccola lapide che nel suo insieme, che diciamo che nella sua struttura non è un simbolo. Sì. Non è una croce, non è un qualsiasi altro soggetto, è un pezzo di marmo, punto e basta, no? Sì. Un parallelepipedo. E la gente perciò ha la facoltà di scegliere, perciò nel bel mezzo del cimitero hanno messo questa croce. Ora io dico, gli atei, i testimoni di Geova che rifiutano la croce come simbolo, gli stranieri che muoiono e che per causa di forza maggiore vengono sepolti in questi cimiteri e che fanno parte di un'altra religione, oppure quelli come te, oppure quelli, chiunque, hanno questa croce che simboleggia là in mezzo al cimitero. È un bel sfregio. È uno sfregio. Certo. Ecco. E dopo parliamo di rispetto. È un non rispetto, hai capito? Certo. È un non rispetto. E perciò io dico, colgo l'occasione, visto che sono al telefono, figli, mariti, mogli, sappiate che quando uno muore è il momento giusto per dimostrargli la stima e l'affetto reale, rispettando le sue idee. E perciò è inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto una bella cerimonia in chiesa, ah che bel discorso che hanno fatto in chiesa, ho pianto tanto ma per piacere rispettateli, i vostri morti. E per me che la morte è una festa, ma non ho niente da dire su questo, niente da dire. Io rispetto quello che tu pensi, lo rispetto veramente, non ho mai avuto dubbi. Ecco, niente, ti saluto, grazie per avermi fatto parlare. Ciao, invece, grazie a te, ciao. Pronto?
Pronto, Claudio, sì, sì, sono ancora io, Marco. E potresti dare il mio recapito alla, alla Laura, te lo do, quello di prima, che ha fatto. Va bene, io mando, sì, certo, va bene. D'accordo. Ecco, abita a Spinelli, lei, no? Sì, sì, sì. E qui abita a Marghera. Ok. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, in questione di rispetto, deve essere una roba reale, deve essere una cosa di persone. È inutile che qualcuno mi dice tite che da rispettare. Quando uno mi viene qua a insultare in radio, mm, dite essere rispettoso, non vuole il rispetto, vuole la sottomissione. Il rispetto è la relazione che esiste fra le persone, fra il loro modo di essere. Quando si chiede sottomissione non si chiede il rispetto, sia chiaro questo. Non facciamo confusione fra ste robe. Sì, no, ma è significativo, sai, come questa figlia che porta il padre, che non è cristiano, lo porta a messa. Sì, ma quello è un, no, un problema mio, esatto, Francesco. Madre inferno. Teresa di Calcutta portava i morti via dalle strade per poterli battezzare, convertire mentre stavano morendo. Cioè, di conseguenza, è un atteggiamento tipicamente criminale suo del cristiano. Suo padre era un grande. Sì, cioè, ma tu vedi, devi d'accordo, pensare cosa vuol dire 50 anni fa essere un anticristiano. Sì, no, ma vedi, era un grande. Cosa succede? Questo ma è tipico, cioè nel senso che le persone non valgono per quello che sono, ma valgono perché riesco a sottometterle. Cioè valgo perché riesco a condizionare, perché riesco a imporgli qualcosa. Valgono perché sono degli oggetti. Buongiorno, per i cristiani. Okay, buongiorno a tutti e due. Aspetta che cambio posto, sono Irma. Sì, senza. Dimmi. Allora, esattamente come diceva la Laura, no? Consapevole, io sono consapevole da tanti anni che questa cattolicità che rasenta la criminalità ha sempre dominato e sempre dominerà, ho paura, per tanti anni, no? Cominciando da casa mia, mio padre che è andato a scuola dal patronato, è uscito dal patronato, non è mai più entrato in una chiesa, però mia madre l'ha sepolto con tanto di funerale in chiesa, no? Beh, comunque quando io mi dovevo sposare, non mi dovevo, mi volevo sposare, che non me l'ha imposto nessuno, volevo sposarmi in comune, Paolo del 61. 61, beh, io sono andato nell'80 per cui. Capisci? Nel 61, certo, quando ancora si gridava lo scandalo, certo, e di conseguenza mi sono lasciata convincere a sposarmi in chiesa, ovviamente contro la mia volontà. Bene, poi sono riuscita a, diciamo, uscire, non neanche, ma consapevole che mi hanno fatta nascere gli altri, mi sono sposato come hanno voluto gli altri, ho detto sta a vedere che se crepo mi seppelliscono come vogliono gli altri. Mm. Allora, siccome potevo contare solo su mia figlia, ma siccome molte volte sono insieme con mia figlia, potrei anche morire da un incidente insieme con mia figlia, no? E era l'unica referente, non l'unica referente delle mie volontà, ma l'unica persona che sono sicura farebbe rispettare le mie volontà. Allora, io e lei siamo andate a iscriverci alla società di cremazione ancora 15 anni fa. E lì abbiamo fatto testamento, non solo per la cremazione, ma anche sul genere di funerale, cioè niente funerale, né civile e tantomeno religioso. Una cassa, se è possibile trovarla, grezza, perché tanto si deve bruciare. Sì. Niente storie sui giornali, fotografie, annunci, anniversari, trigesimi, quadrigesimi, niente. Niente su per le porte, perché tanto alla gente, di me, di mia figlia, non ne frega niente nessuno, capito? Ecco. Questo, però, è un'altra figlia che è disabile. E allora, 15 anni fa, per fortuna adesso le cose sono cambiate, io sono andata all'ufficio funerario del comune di Vicenza a chiedere il perché io non potevo iscrivere alla cremazione anche questa. A quel tempo mi hanno detto che io non potevo decidere per mia figlia, perché a quel tempo bisognava fare una dichiarazione di proprio pugno anche. Sì, sì, sì. Ecco, adesso siccome non sanno più dove mettere i morti. Esatto. E allora non è che hanno cambiato idea e che vogliono lasciarti la libertà. Adesso hanno abbracciato anche loro la cremazione, tanto per dire, solo perché fa comodo, sì, perché non sanno più dove metterci. Quello che non poté l'idea, poté necessità. Ecco, dice necessità virtù. Esatto. Cioè, è lo stesso discorso che oggi faceva, cioè oggi parlavano delle vaccinazioni, no? E io ho detto ancora tante volte fa, tante settimane fa, a beh, lì al signor che viene lì a parlare, che non mi ricordo come si chiama,
ho detto, guarda che lo Stato senz'altro accetterà, eccederà sul campo delle vaccinazioni di togliere l'obbligatorietà, perché togliendo l'obbligatorietà lo Stato non si renderà più garante se ti fa finire handicappato. Siccome io le farò volontarie le vaccinazioni, non ho più niente da chiedere allo Stato, esatto, in caso divento un deficiente, va bene? Scendo tu, certamente. Ecco, allora è lo stesso discorso, ti lascio cremarti, che tu ti cremi, che tu ti bruci, che tu ti diventi cenere, ma non perché rispetto le tue idee, ma solo perché mi rompi meno le scatole. Esatto. Va bene? Questo è, questa è la mia rabbia, no? Sì. Però non sono ancora morta, no, aspetta, aspetta, e c'è un'altra cosa che io vorrei finalmente da questo Stato padrone, che è questa: perché mi imponi che le mie ceneri siano dentro, io mi rifiuto di chiamarlo Camposanto, come mi rifiuto di chiamarla Santa Sede, come mi rifiuto di chiamarlo Santo Padre, quello non è un Camposanto. Io voglio fuori da quella terra, fuori da quelle cinta, fuori, voglio essere buttata in giro, non importa dove, preferirei nell'acqua, ma non importa. Comunque, ecco, niente, ancora c'è l'obbligo che le tue ceneri non possano uscire. Comunque col paganesimo qualcosa cambierà. No, ma sai perché, non si, sai perché non si riesce? Allora, posso far cremare mia figlia adesso? Perché io quella volta, 15 anni fa, ho detto... Voi vi siete mai preoccupati di mia figlia? Sono io che mi devo preoccupare, però nel momento in cui mia figlia creperà, siete voi che decidete cosa farne di mia figlia. Ovvio. Ho detto, a costo di darle fuoco io, ho detto, io farò quello che voglio, invece la legge è cambiata. Cerca di non dargli fuoco, dai. Sì, no, ma, scusa, ma io spererei tanto, prima di morire, che tirassero via la legge, che mi fanno restare dentro là, perché io non ho niente da spartire là. Hai capito? Ecco. Comunque, tornando a quello che ha detto Laura, è proprio vero, guarda che io sono sicura che se non mi fossi iscritta là e per caso morissimo io e mia figlia insieme, per caso, può anche succedere, non so, prendiamo l'aereo, andiamo alle Seychelles, va bene? Ecco. Ho detto per fare una battuta, sì, no? Sì, sì. Ecco, ma anche solo fuori sul marciapiede la macchina sbanda, ti ammazza tutti e due, non è la prima volta. Ecco, io sono sicura che da chi mi circonda, cominciando dai miei parenti, la prima cosa che farebbero sarebbe di portarmi in chiesa solo per farmi rabbia, magari da morta, ma per farmi rabbia. Indubbiamente. Che sì, lo farebbero. Indubbiamente. Perché è giusto quello che fanno loro, ma cominciando da mia madre, perché se mia madre, che ha più di 90 anni, riesce a sopravvivere a me, di sicuro quella lì mi farebbe portare in chiesa, perché lei mi ha detto tante volte, io vado in chiesa perché io ho detto tante volte, con la cattiveria che hai, cosa vai a fare in chiesa? Ma perché vai in chiesa? E lei mi rispondeva, e mi risponde ancora, perché mia mamma me l'ha insegnata così, brava, ho detto brava, sei arrivata a 90 anni e ancora non hai fatto funzionare la tua testa, questo significa, no? Ecco, sì, ecco questa, allora dico a tanta gente, come diceva Laura, che sono dei microdenti, mangia preti, questo e quell'altro, al momento che crepano, ecco, diventano preda, certo, preda, proprio preda, no? E allora le belle parole dette dal prete, e poi vanno sui parenti al microfono a fare l'elogio del morto o della morta, che quando sono morti sono diventati tutti quanti dei santi, dei padri eterni, magari prima erano peste e corna, no, proprio fanno, cioè mi fanno pena, mi fanno pena, perché dico ipocrisia fino alla fine. Io penso che un po' di più rispetto non solo per il morto, ma anche rispetto di se stessi, dai. Soprattutto di se stessi. Arrivederci, ciao. Grazie. Allora, noi chiudiamo qui la luce della magia stregoneria. Ti do 2 minuti, Francesco, fai quello sì, che vuoi. Sì, sarebbe da rispondere a quei seguaci di criminali di Cristo, cioè nel senso che lì sarebbe necessario rispondere, però voglio prendere fra tutti i cristiani folli che hanno chiamato, perché appunto essere contro la vita significa essere folli e anche criminali, ed essere seguaci di Cristo significa essere criminali, in sostanza, non parlo come persone ma come esistenza, come realizzazione,
un ascoltatore ha detto, fa, ma Cristo vi chiedeva solo di annegare, di annientare il proprio ego, cioè annientare se stessi vi chiedeva, e non vi sembra che di fronte a una simile richiesta qualsiasi Dio che si presenta, come minimo un calcio sui denti non se lo meriterebbe? Cioè, questa è la cosa atroce. E questo cristiano viene qui a dire, fa, ma Cristo ha solo chiesto di annientare l'ego, cioè di annientarti, ha chiesto di annientarti. Ma è possibile ed ammissibile questo? Ed è possibile concepire di realizzare la propria esistenza di fronte a una simile affermazione così criminale? Di conseguenza, ricordate che noi non combattiamo contro la Chiesa Cattolica, contro il Papa, non ce ne frega niente. Cioè noi siamo anticlericali. Noi combattiamo contro il concetto di Dio creatore del mondo e di Cristo salvatore del mondo, perché noi non abbiamo bisogno di essere salvati e non vogliamo essere salvati, e tutti i salvatori ci sono antipatici. Di conseguenza, il Papa può fare qualsiasi cosa, noi non tolleriamo la presenza di Cristo sulla terra. Questo sia chiaro. Quello che noi combattiamo sono i principi di la pulsione di morte, sono ciò che distrugge gli esseri umani, non tanto i preti, cioè, quelli è implicito, cioè quelli non fanno altro che imitare gli insegnamenti che hanno avuto. Però quello che noi combattiamo è la pulsione di morte, è il Dio dei cristiani, il Dio creatore, è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è il pazzo di Nazareth, questi noi, da questi derivano i principi di morte e di distruzione umana. E questo a noi che ci interessa, come pagani e come apprendisti stregoni. Naturalmente per i nostri amici anticlericali, loro, sia questo che la questione del clero, questione della ricchezza, danno valore, danno più importanza ad altri aspetti che non i nostri, e magari anche quei nostri non sono d'accordo, ma non è importante. Loro comunque hanno una loro peculiarità, hanno delle loro caratteristiche, gli atei hanno ancora da mettere in rilievo un altro aspetto. Per noi invece è la descrizione più importante addirittura dell'esistenza, sì, tanto per essere chiari. Però questo vabbè, è irrilevante, perché fa parte delle singole persone, dei singoli percorsi. Quello che voglio dire, le nostre caratteristiche come pagani, apprendisti e stregoni, è combattere la pulsione di morte, cioè tutto ciò che mette in ginocchio, che sottomette, che impedisce all'essere umano di dire io esisto. Questo è noi combattiamo. Ecco, è una cosa che volevo dire, che noi il cristianesimo lo rifiutiamo, Cristo lo rifiutiamo, a prescindere che esista una Chiesa Cattolica. Se anche non dovesse più esistere, il marchio di infamia contro la vita che rappresenta l'esistenza di Cristo come racconto, come descrizione, e l'essere cristiani che è un'offesa alla vita, questo non potrà mai essere accettato. Al di là di cosa possono fare i suoi rappresentanti, l'essere criminali verso la vita significa essere cristiani. Comunque, quello che noi sappiamo benissimo, ci sono dei cristiani che hanno combattuto per la libertà, Jan Hus e Wyclef. Noi abbiamo un grandissimo rispetto e per quello che è la loro battaglia di libertà, è una cosa che ci appartiene. Ma ci appartiene perché? Ci appartiene nella misura in cui fanno la battaglia della libertà, ma nella misura in cui riaffermano i principi cristiani, perché loro dicono noi siamo cristiani, diventano nostri nemici. Però vediamo il respiro di libertà nelle loro azioni. Anche in Giordano Bruno, non è che Giordano Bruno non fosse cristiano, però la sua battaglia di libertà è grandiosa e ci appartiene, ce la facciamo nostra, cioè noi discendiamo da quella battaglia di libertà. Però quando Giordano Bruno passa a dire il cristianesimo Dio, allora noi là lo blocchiamo. Questo non ci appartiene, questo deve essere chiaro. Il respiro di libertà che attraversa la storia è un respiro di libertà della stregoneria, del paganesimo. Anche il cristiano poi lo recepisce e lo traduce nella sua soggettività. Bon, ecco Mario. Ciao a tutti. Ci salutiamo. Ciao a tutti.